Il lago di Pusiano si trova in Lombardia, tra i due rami del lago di Como, nel cosiddetto Triangolo Lariano, a cavallo tra le province di Como e Lecco. Si tratta del maggiore dei cinque laghi di origine glaciale nella fascia dei laghi Briantei. La sua origine è molto antica e risale a circa 12.000 anni fa, al termine dell'ultima espansione glaciale del Quaternario. Si tratta infatti di un lago originatosi dallo sbarramento detritico depositato dai ghiacciai al loro ritiro dopo la massima espansione. Ricompreso nel bacino idrografico del fiume Lambro, principale corso d'acqua che ne è immissario ed emissario, il lago di Pusiano ha una profondità massima di 25 metri, una superficie di poco inferiore ai 5 km quadrati e contiene quasi 70 milioni di metri cubi d'acqua. Sebbene alcuni dei paesi rivieraschi si sviluppino direttamente sulle sue sponde, il lago di Pusiano presenta comunque zone in cui la natura appare intatta, zone in cui si conservano ancora habitat acquatici e sfondali di elevatissimo pregio, il cui valore è riconosciuto non solo dal Parco regionale della Valle dell'Ambro, ma anche dalla comunità europea. Il lago di Pusiano è infatti un sito di importanza comunitaria, parte di Rete Natura 2000, un'articolazione internazionale di aree protette istituita a salvaguardia di habitat e specie particolarmente significative. Tuttavia, queste sono informazioni generali. Il nostro intento va decisamente oltre. In questo viaggio vogliamo infatti raccontare qualcosa di assolutamente nuovo. Il lago di Pusiano e il suo mondo sommerso. Un incredibile viaggio per esplorare e conoscere il lago dal punto di vista dei protagonisti. I pesci. Il lago di Pusiano, un ambiente eccezionale per la fauna ittica. Sono infatti ben 25 le specie censite che attualmente vivono nel lago. Si tratta in prevalenza di pesci originari di quest'area geografica, anche se non mancano specie introdotte e provenienti da areali differenti. I pesci hanno un ruolo fondamentale per l'ecosistema del lago. Da essi dipende il corretto funzionamento della rete alimentare e sono a loro volta condizionati dalle caratteristiche ambientali dell'acqua e degli habitat lacustri. Una comunità ittica ricca, articolata ed adeguata è parte integrante del delicato equilibrio ecologico lacustre. Conoscerla e gestirla al meglio è pertanto un obiettivo fondamentale per la salvaguardia del lago e delle sue risorse. Sono molti gli ambienti acquatici che caratterizzano il lago, ma tra questi il Canneto è senza dubbio uno dei più interessanti. Il Canneto è una particolare formazione vegetale dominata dalla cannuccia di palude che si sviluppa nelle aree costiere ad acqua bassa. La cannuccia di palude è una pianta radicata sul fondale del lago. La parte bassa del fusto è quindi sommersa, mentre la parte superiore emerge dall'acqua. Nella sua parte sommersa, il canneto appare come una vera e propria foresta, fitta ed intricata. Dove il fondale si fa più profondo, il canneto diviene più rado e si sviluppano praterie sommerse formate da diverse specie acquatiche. Non si tratta di alghe, ma di piante con radici, fusto e foglie. Le più comuni nel lago sono la vallisneria, il millefoglie d'acqua ed il potamogeto. Il canneto e le altre piante acquatiche offrono un rifugio sicuro a numerose specie ittiche. Sono presenti molti pesci caratteristici del lago, appartenenti alla famiglia dei ciprinidi. Una delle specie più comuni è la scandola, un pesce di media taglia che si nutre sia di vegetali che di piccoli invertebrati, ha abitudini gregarie e forma branchi anche molto numerosi.
Il gardon è un altro pesce tipico dei canneti. È una specie alloctona, cioè non originaria di quest'area, che proviene dall'est europeo ed è stata accidentalmente introdotta nel lago nel secolo scorso, probabilmente come pesce esca per la pesca del luccio. Per molti versi assomiglia alla scapora sia nell'aspetto che nelle abitudini alimentari. Le due specie però hanno un diverso comportamento riproduttivo. Il gardon, tra la fine di marzo ed i primi di aprile, forma grandi branchi presso le rive con ghiaia e ciottoli, dove avviene la riproduzione. Le uova fecondate aderiscono al substrato e dopo pochi giorni si schiudono. Tra la vegetazione acquatica delle sponde, infine, è molto comune anche il carassio, ciprinide, che raggiunge taglie maggiori rispetto alla scardola e al gardon. È un pesce dall'aspetto possente, piuttosto tozzo e molto vorace. La comunità ittica della fascia litoranea comprende anche un piccolo perciforme, il persico sole, specie alloctona originaria del Nord America, introdotta in Europa nel 1700 per scopi ornamentali per la sua variopinta livrea, è un pesce vorace e molto territoriale. La grande quantità di pesci presenti in questi ambienti richiama inevitabilmente anche i predatori. Il pesce persico è uno di questi. È senza dubbio il pesce simbolo del lago di Pusiano, abitante tipico, nativo e caratteristico di queste acque. Abbondante in tutti gli ambienti, frequenta gli habitat prossimi alla costa, soprattutto durante gli stadi giovanili. Da giovane è gregario e non è raro osservarne branchi anche numerosi. Quando la taglia aumenta, invece, si sposta verso acque più profonde e diviene più solitario. Originario d'oltreoceano, invece, il persico trota o black bass è il predatore decisamente più temibile della zona costiera del Pusiano. Ha il corpo massiccio, possente, con una bocca molto ampia. Può raggiungere anche i 3-4 kg di peso ed è particolarmente abbondante in questo lago. Predatore formidabile, oltre che di pesci, si nutre anche di anfibi, crostacei e addirittura piccoli di uccelli acquatici o piccoli mammiferi. Ha la peculiarità di crescere molto rapidamente. All'età di un anno, infatti, nel Pusiano può già raggiungere i 15-18 cm di lunghezza. Prima dell'introduzione del persico trota, tuttavia, il ruolo di predatore indiscusso al vertice della catena alimentare spettava al luccio, una presenza furtiva che preda tendendo agguati fulminei alle sue vittime, restando immobile, nascosto tra la vegetazione dei canneti, anche per giorni interi. Il principale emissario del lago di Pusiano è il fiume Lambro. Il tratto del corso d'acqua compreso tra l'abitato di erba e lo sbocco a lago è stato rettificato ed arginato nell'Ottocento. La zona della foce, in località Lambrone, costituisce un particolare ambiente dove le acque correnti incontrano quelle del lago, formando un ecosistema decisamente interessante per i pesci. Più che in altre parti del lago, qui il fondale è contraddistinto da depositi di ghiaia, ciottoli e piccoli massi, trasportati e poi depositati a seguito delle piene del Lambro. Si tratta per questo di un habitat molto dinamico, mutevole e poco stabile, che tende per sua natura a contrastare lo sviluppo della vegetazione acquatica. Oltre al Lambro, qui affiorano anche apporti idrici di falda sotterranea, e per questo motivo le acque sono sempre più fredde rispetto al resto del lago e ben ossigenate. Grazie a tutto ciò, solo in questa zona del lago si trovano anche pesci caratteristici dei torrenti, come ad esempio il vairone, anche se la presenza più interessante qui è la trota.
Altre piante tipiche del lago sono le ninfee ed il nandufaro. Si tratta di piante acquatiche radicate, con fusti che si allungano fino alla superficie. Nella stagione calda generano le caratteristiche foglie galleggianti che formano un vero e proprio tappeto sulla superficie dell'acqua, il cosiddetto lamineto. Non solo pesci, i fondali del lago ospitano anche una ricca comunità di invertebrati. Tra i molti organismi, uno dei più singolari è l'anodonta, un mollusco bivalve dalla tipica conchiglia ovale, tra i crostacei una presenza ormai consolidata è quella del gambero rosso della Louisiana. È un crostaceo non originario delle acque italiane e introdotto accidentalmente da alcuni decenni. In passato la sua presenza ha destato non poche preoccupazioni per via dei potenziali effetti dannosi che è in grado di arrecare agli ecosistemi che colonizza. Dopo una rapida espansione della sua popolazione durante i primi anni 2000, attualmente lo sviluppo sembra essersi stabilizzato e non si rilevano impatti significativi sull'ecosistema del lago. Tuttavia, resta comunque un sorvegliato speciale. Gli ambienti costieri, per poter essere pienamente colonizzati dai pesci, devono garantire un'adeguata presenza di zone di rifugio. La possibilità di trovare riparo da parte dei pesci è pertanto una caratteristica fondamentale per la funzionalità di questi habitat. Spesso la presenza del bosco lungo le coste fa sì che alcuni rami, talvolta anche interi alberi, possano cadere in acqua. Quando ciò accade, si generano opportunità eccezionali per i pesci. L'intrico di rami infatti offre rifugio e permette loro di trovare zone d'ombra dove ripararsi. Il legno sommerso col tempo viene rapidamente colonizzato da alghe incrostanti che a loro volta rendono possibile l'insediamento di comunità di invertebrati. Dove ci sono resti di alberi sommersi, quindi, i pesci possono trovare risorse alimentari aggiuntive. Ma più che altro, le zone ricche di ostacoli sommersi sono il rifugio ideale per alcuni grossi predatori. I grossi esemplari di persicotrota, ad esempio, prediligono proprio questo tipo di rifugio per restare al riparo durante i periodi di riposo. Anche il lucio perca, benché sia un tipico abitante delle zone più profonde del lago, staziona frequentemente in prossimità dei resti di alberi sommersi, in special modo quelli più grandi e posti a profondità maggiori. Vista l'importanza delle zone di rifugio per lo sviluppo della comunità ittica, la gestione degli habitat acquatici del Pusiano, oltre a perseguire il mantenimento degli ambienti litoranei ricchi di vegetazione, prevede anche alcuni interventi diretti. Vengono creati dei rifugi artificiali realizzati in punti strategici del lago, mediante la posa di strutture formate da resti di alberi, fascine e ramaglie, opportunamente posati in modo da ricreare condizioni favorevoli per la fauna ittica. Sono le cosiddette legnaie, che un tempo i pescatori di professione curavano e mantenevano in efficienza, con grande cura, perché permettevano di incrementare in modo del tutto naturale la quantità di pesci pregiati del lago ed il relativo pescato. Le legnaie o legniere sono zone di rifugio per tutti i ciprinidi tipici della zona litoranea, ma non solo. Sono soprattutto utilizzate dal pesce persico come substrati per la riproduzione. Fra i rami, in primavera, vengono deposte le uova che formano caratteristici nastri di colore chiaro
detti comunemente calze. Dopo la schiusa, poi, i giovani persici sfruttano anch'essi il riparo offerto dalla legnaia, mentre da adulti continuano a frequentarle per la presenza di prede. I fondali del lago, allontanandoci dalla fascia litoranea, si approfondiscono rapidamente, lasciando spazio ad altri habitat, diversi, più profondi, dove la luce arriva attenuata e dove fatica a crescere la vegetazione. Qui nella penombra vivono i grossi pesci, animali possenti, sfuggenti, difficili da osservare, che amano la tranquillità e che sono attivi nelle ore serali e notturne. La carpa, un pesce che nel lago di Pusiano ha trovato habitat eccezionali, permettendo l'instaurarsi di una popolazione florida ed in salute. Anche la carpa appartiene alla famiglia dei ciprinidi. Non è originaria dell'Italia, ma proviene dall'Asia Minore ed è stata introdotta in Europa in epoca romana.